Salve aspetta. A tutti. Devo aver preso il plasmide di grado B. E ben ritrovati sul mio canale. Avrai sentito parlare di me. Andrew Ryan il mio nome. Tutti facciamo delle scelte. Un tempo la politica mi interessava, ma è solo una scusa che gli uomini usano per ammazzarsi tra loro. Per me, io ho chiuso. Voglio solo tornare a vedere il sole. Ok, ben ritrovati a tutti sul mio canale. Io sono Mikil84 e come avrete capito sto giocando a Bioshock. Sono nella zona Arcadia, che devo esplorare ancora parecchio bene. L'ho esplorata molto poco e quindi a questo punto direi che posso andare avanti. Allora, c'erano due plasmidi che volevo provare, che erano la trappola e il congelamento. Mancato. Vediamo se riesco a beccarlo. Ok. Però, essendo nell'acqua, forse... Dov'è l'amico? Ah, peccato. Non male. Eh beh, direi che congelamento e ghiaccio, cioè congelamento e fucile a pompa sono una bella accoppiata. Allora, ho un ottimo kit medico e una banca genetica. Però direi che ci siamo. E invece qua posso fare proiettili perforanti per mitragliatrice. Sono molto buoni nel caso dovessi affrontare un Big Daddy. E quindi penso che lo farò. Perfetto. Quindi qua abbiamo già controllato tutto quanto. Invece c'è questa grande zona che non ho potuto controllare. Non ora! Andiamo di qua. Aspetta! Devo aver preso il plasmide di grado B. Voglio eliminare questo tipo che mi ha un po' stufato, eh. Come ancora? Uno. Non è di qua però. La telecamera che ho distrutto. Ok, andiamo di qua, vediamo un pochino. Ah, non è possibile. Aia. Non è possibile andare da quel lato. Vediamo se c'è la possibilità di aggirarlo. Forse da quel lato lì. Da sud, diciamo. Ok.
No, anche qua è tutto bloccato. È tutto bloccato, a meno che non si possa in qualche modo... Ma no. Nulla di fatto. Nulla di fatto per il momento. Ok. Allora scendiamo. Vediamo un po' da dove si arriva da questo lato. Se si arriva da qualche parte. Dovrei essere arrivato di qua, da Waterfall Grotto. O forse no. Andiamo un po' da qua. Se riesco a... Forse di qua non ci ero arrivato. Effettivamente no. Ah, c'è la torretta. C'è una torretta. Ok. Quante torrette ci sono? Aia. Ok. Dannate torrette. Allora. Mettiamo su. Questo di qua. Dovremmo esserci. Pure, ma porca miseria. Forse riesco a nascondermi. Comunque ho trovato il luogo dove devo andare. Già ho qualcosa. Ok. C'è una stazione medica vicina. C'è una stazione medica da queste parti. Eccola qua. Da girare. Ok. Così. E così. E poi così. Ecco qua. A posto. E usiamola, va. Ora vediamo di tornare
nella stessa zona di prima. Che dovrebbe essere di qua. Dovrebbe. Vediamo di non farci fregare nuovamente dalle torrette. O da qualsiasi altra cosa può esserci che ci vuole far la festa. Ok. Ok, ok, ci siamo. Ho visto la torretta almeno, eh. Allora. E la giriamo. Molto bene. Vediamo. Non vorrei cantare vittoria troppo presto. Queste dannate circuiti non è che siano sempre così immediati, eh? Ok. Ora mi sento molto più tranquillo. Ci serve la nostra elettroscarica. Sì, guardiamo bene da questa parte qua prima. Pellicola, un gatto morto. Qua qualche genere di circuito. Posso credere a quante cose siano cambiate da quando ho lasciato lo studio del dottor Steinman. Fatico a riconoscere Rapture. Ho saputo che hanno persino ammassato della gente ad Apollo Square. Ho chiesto a Ryan come poteva fare certe cose degli innocenti. Mi ha risposto, innocenti? Se non hanno scelto di difendere Rapture, hanno scelto di stare con Atlas e i suoi banditi. Quindi non ci sono innocenti. Ci sono gli eroi e ci sono i criminali. Direi che siamo dalla parte giusta. Gregory, non venire a lamentarti con me delle forze del mercato. E non aspettarti che punisca i cittadini per scarsa iniziativa. Se non ti va quello che sta facendo con te, eh? Beh, ti consiglio di trovare il modo di offrire un prodotto migliore. Sì, lo so dell'isolamento, è assurdo. Dammi solo un minuto. Questo soldato lo so, sono molto contenti. Se questa rosa grande ti scoccia, allora per Dio saprò che siamo in affanno. Va bene, vado. Ma qualcuno Vediamo deve trovare riesco. Il modo di tornare qui a controllare questi esemplari. Sono molto importanti. No. Ok. Uff. Me la sono vista brutta con questa torretta lanciafiamme. Ma me la sono abbastanza cavata. Ok. Andiamo di qua. Questo. Perfetto. Bene. Ho paura che dovremo affrontare forse un boss. Posso dargli fuoco? Nada.
forse ghiacciando. Neanche. Niente da fare. Nulla di fatto. Eppure mi sembra strano che non si possa... invece proprio no. Forse non devo ancora andare di qua. Devo andare prima all'obiettivo. Vabbè. Proviamo a tornare indietro. Allora, vediamo un pochino. Qua ci sono delle sigarette. Per raggiungere l'altra zona. No, tanto un kit medico che avevo lasciato indietro. Due, addirittura due kit medici. Questo è rotto. Non mi servirà. Allora, per arrivare da questa zona, forse riesco ad arrivarci da qui. No. Come ci si arriva? Ci si può arrivare soltanto da questa parte qua. Devo capire come fare a raggiungere queste parti qua. Di Adam praticamente non ne ho, quindi è inutile che cerchi. Qua sto tornando indietro però. Giardini del tè. Qua non c'è nulla. Da sotto. Ah, qua mi dà l'uscita. Vediamo se di qua riesco a raggiungere qualche luogo. No, sono tornato su. Seguiamo la freccia. Amico, non viene, rimangono così congelati a mezz'aria. Peccato, speravo che cadessero e si frantumassero. Invece rimangono frizzati a mezz'aria. Oh mamma mia. Però non vedo sorelline. Ok, di qua non ci sono ancora stato, quindi
Sembrerebbe una buona idea. Appena siamo arrivati qui, Masha ha iniziato a urlare: mamma, mamma, cos'è quello? Cos'è quello? Pensavo che le fosse venuto una specie di attacco. E poi ho capito. Gli alberi! Gli alberi! Aia! Non ci avevo mai visto. Bisogna che tu mi ascolti. Non so un tubo di botanica, ma credo che Ryan abbia appena ucciso l'Arcadia. Messo qualcosa di schifoso nell'aria. Siamo in fondo all'oceano. Tutto l'ossigeno viene dagli alberi. Niente alberi, niente ossigeno. Fammi riflettere un secondo. La donna di Ryan nell'Arcadia è una vecchia di nome Langford. È a posto, ma non tanto da rifiutare una proposta per qualche dollaro. Se è ancora viva, sono certo che vorrà salvare i suoi alberi. In fondo, li ha piantati lei quei cosi. Ok, quindi dobbiamo trovare questa Langford. Intanto cerchiamo di bypassare questa torretta. Allora, così, ci siamo quasi, è così. Molto bene. troppo difficile da bypassare. Mamma mia, guardate. E se io ci do fuoco a quei cosi? Non sembrano prendere un granché fuoco. Guardate qua, vari simboli. Sto sprecando il mio Eve. Poi... livelli di ossigeno critici. Isolamento iniziato. Ok, ok. Tutte le porte della paratia sono sigillate. Va bene. Questa maledetta città è costruita in modo da non permettere a nessuno di uscire in caso di un'emergenza del genere. O rimettiamo a posto quegli alberi. Oppure è già fine. Ok, ho capito. I miei alberi. Non sei stato tu, vero? No. Ryan. Devi avergli proprio dato noia. Credo ci sia un modo per salvare gli alberi. Un vettore genetico che... Oh, ma guarda chi parlo. Recupereresti per me un esemplare di rosa gallica. Cerca nella grotta. Io devo proseguire il lavoro finché c'è tempo. Ok. Cerchiamo questa rosa. Questa era casa nostra! Ops. Aia. Via. Oh, ho sentito un Big Daddy con tanto di sorellina. Tua presenza è una profanazione. Mannaggia. Di questo luogo. Fatti vedere, amico. Congelante, mi piace di più. Vediamo un pochino se riesco a trovare questa dannatissima rosa. Frontiera piena. Via. Smettila di
Beccati questo. Il veleno! Elimina il veleno! Ok. Benissimo. Un bel plasmide. Una fazione rivale ha piazzato telecamere di sicurezza e torrette proprio dove devi andare tu? Fuga sicura modifica la traccia termica dello strato epidermico, confondendo le telecamere e le torrette e ritardandone la reazione. Un'altra volta magari. Ah, di qua ci sono già stato, ragazzi. Di qua ci sono già stato. Quindi dovrei aver ripulito. Ma sempre che non sia nel frattempo arrivato qualcun altro. Ripulisca questo posto, interromperò una bella